dritta sotto gli occhi ti ritrovi la casa di legno dove abita una sartina. Più avanti c'è la casa da sposare. Cioè la casa della fidanzata da sposare. L'idea di trasporre il matrimonio, opera teatrale, satirica e romantica di Gogol in un format scenico completo, vale a dire in un programma televisivo strutturato, esaltandone valore e profondità di contenuti, illumina la sperimentazione nel campo teatrale sviluppata dalla storica compagnia Cantieri Coreia, da sempre in grado di elaborare produzioni e proposte di alto valore artistico e culturale, che esaltano genialità e impegno e riscuotono successo in tutto il mondo. Nel 1842 lo scrittore e drammaturgo russo dà alla luce Il matrimonio, che divenne un classico della tradizione teatrale dell'est europeo. La storia narra di un progetto di nozze combinato da una donna che organizza matrimoni, Fekla Ivanovna, tra uno scapo luzioso e dalla vita disordinata, Podkolesin, e la figlia di un mercante, Agafia, corteggiata da altri pretendenti. Chi induce verso il gran passo il funzionario è però l'amico Kokaryov, insistente e petulante nel tramare la sconfitta degli altri aspiranti e indurre la donna a innamorarsi del povero uomo, che roso dall'incapacità di decidersi alle nozze, fugge dalla finestra. Il trapasso analogico del testo alla realizzazione scenica genera il valore eccezionale dello spettacolo. La regia di Salvatore Tramacere allestisce un'ambientazione tutt'altro che surreale, una fiction televisiva dal retrogusto tronista, dove gli attori, sotto l'egida di un accattivante anchorman, si esaltano in una triste e dolorosa messa in scena, mantenendo elevato il livello introspettivo dell'opera, che trascendendo il tourbillon dei desideri, girandola di seduzioni e tentazioni come giostra dell'amore, evidenzia il baratro circolare nel quale sprofonda la natura conflittuale dell'essere uomo, smascherando un abisso desolante di inconsolabile solitudine. C'è una grande luna che domina la scena e il solo guardarla induce moti dell'anima, ma è un tradimento, un grande schermo che sovrasta, proiettando da una telecamera seminascosta, l'io artificiale, telegenico e distorto, costruito e smorfioso dei protagonisti, un podio scalinato per declamare ardore sotto le luci della ribalta, un divano, le poltroncine e un tavolino, con bicchieri e una specchiera, e un pianoforte a muro, dove un istronico pianista russo vestito da cuoco, Ivan Vanderblog, infonde melodie a corollario della narrazione. Sette protagonisti di evidente qualità artistica sostengono il valore dell'opera. Tre donne e quattro uomini, Anna Chiara Ingrosso, Emanuela Pisicchio, Erika Grillo, Carlo Durante, Fabio Zullino, Francesco Cortese, Giovanni De Monte, solcano il palcoscenico con versatile e incisiva presenza, incarnando quel delirio di gloria effimera, frutto del compromesso che ammanta di fuligine l'anima al mercato dei sentimenti, per ripiombare lontano dal piccolo schermo, nel quotidiano insostenibile malessere del vivere.